Ed eccoci cari telespettatori a questa nuova puntata di Wine & Luxury e prima di dispiegarla con ospiti e anche diciamo proprio notizie del nostro mensile vi do io delle notizie a livello e a carattere nazionale. La prima notizia veramente interessante riguarda il gruppo Cycle, storico brand italiano specializzato nella lavorazione del denim, del tessuto. Bene, il CEO, l'amministratore delegato Enrico Spinazzè, ha raccontato quelli che sono stati i successi raccolti da questa azienda con un posizionamento nel mondo del luxury e poi soprattutto di un made in Italy che è molto cresciuto, diversificando quelle che sono le loro produzioni. Fa capo anche il brand dei calzini, delle calzature e nel 2020, pensate, ha registrato un fatturato di 42 milioni di euro, stimati circa 50 milioni dell'anno scorso. Dal punto quindi di vista dello stile, anche dichiarato dai due fondatori, Andrea Bertin ed Elena Boaretto, sono quindi dei numeri e delle diciamo acclamazioni molto importanti. Perché? Perché è un marchio che è diventato molto targettizzato, molto blasonato e che cerca quel know-how soprattutto di grande autenticità, perché come sempre ha dichiarato il CEO c'è una capacità di poter essere, pur targettizzati, trasversali. Sicuramente sono aumentati anche i numeri dei punti vendita presenti sul territorio nazionale e se ne apriranno molti altri in quello che è il mercato estero. Sono quindi delle realtà che lo confermano anche in borsa come uno veramente dei brand molto acclamati. Ma non è soltanto questa ancora la notizia che altra che vi voglio appunto delucidare è quella dei brand italiani. Ricordiamo anche Brunello Cucinelli, che è stato un brand che è molto cresciuto con il suo fatturato. Tra le aziende italiane, pensato, e brilla anche Moncler, Prada, perché tornano anche loro a fare non solo fatturati importanti, ma prodotti di grande prestigio e spessore. Valori importanti per quanto riguarda le stime di vendita, il primo posto sul podio c'è Moncler, il gruppo di Remo Ruffini che ha chiuso il primo semestre con ricavi di 621,8 milioni di euro in crescita del 57% a tassi di cambio costanti. Segue a distanza Cucinelli con il 20%, mentre Prada e Tod's si attestano rispettivamente all'1,5% e all'1,8%. Però ancora parlando sempre quindi di lusso, non vi voglio soltanto deliziare con aziende e quindi con la moda, ma andiamo quindi a parlare di quella che poi è anche il nostro nome della trasmissione della rivista e quindi del wine. Bene, questo ve lo voglio veramente citare, una notizia importante, Ryanair ha chiuso l'accordo con il Prosecco per rilanciare il turismo a Treviso e dintorni. La compagnia aerea punta sul Canova e le eccellenze paesaggistiche, artistiche, architettoniche ed enoiche del territorio. Arte, Prosecco, Ryanair e soprattutto turismo, ripartenza, questi possono essere i diktat. L'Italia, dopo un anno e mezzo di pandemia, ha bisogno di rimettersi in moto, di rimettere in moto la macchina del turismo nazionale e internazionale. Pensate che è una macchina che è capace di far decollare tanti altri settori, dall'arte alla gastronomia, dalla ristorazione al commercio, al design, passando ovviamente per il vino. Treviso, che appunto è la cittadina nel cuore del Prosecco, adesso quindi con questo accordo ha portato un rilancio molto importante. Ryanair e consorzio Prosecco DOC. Al centro del progetto
il sostegno alla fase della ripresa di flussi turistici e la riapertura dopo le restrizioni causate da questa importante pandemia, sul piano sia della comunicazione che del marketing, capace di attirare visitatori provenienti da tutta Europa, diventando scalo strategico ed economico potenziale, fondamentale per valorizzare la città di Treviso dal punto di vista commerciale e turistico, con i suoi prodotti e con le sue eccellenze, a partire dalle iconiche bollicine del Prosecco. Il progetto, che coinvolgerà 11 paesi, pensate Italia, Francia, Belgio, Spagna, Irlanda, Regno Unito, Germania, Israele, Polonia, Danimarca e Lettonia, ed è incentrato sulla promozione dei monumenti e delle attrazioni principali di Treviso e delle opportunità offerte dalla città, come turismo ciclabile, mobilità e degustazione di prodotti tipici. E quindi gli utenti verranno, quindi, diciamo, proprio veicolati da questo turismo e da questi anche canali di offerti appunto dalla compagnia. E da sempre in varie forme siamo vicini al nostro territorio, dice Luca Giavi, responsabile del consorzio Prosecco DOC. E Treviso è una meta ideale per un turismo raffinato ed evoluto alla ricerca di bellezze artistiche. Il nostro territorio, dice appunto il dottore, è un valido interprete. Con questa iniziativa si compie un ulteriore passo nel percorso di collaborazione avviato tra l'amministrazione comunale di Treviso e il consorzio di tutela del Prosecco, un percorso che porterà, dice sempre Luca Giavi, Treviso, quindi siamo fiduciosi in questo, a diventare un importante baricentro capace di connettere tutte le nostre 9 province di pertinenza, dalle Dolomiti all'Alto Adriatico, dal Carso ai Colli Euganei. Questo è un settore operativo importante che include 43 rotte verso oltre 20 paesi. Ryanair ha raccolto questa sfida, questa partnership con il comune di Treviso e con il consorzio, e lo porterà proprio come meta, quasi ad hoc come ciliegina, nella stagione autunno-inverno, e per promuoverla e per, diciamo, farla affinare sempre di più sotto l'egida del vino. Che dire? Quindi noi diamo un in bocca al lupo agli abitanti di Treviso, diamo un in bocca al lupo a tutta la nostra nazione, perché si riparta sempre col wine e con l'Axari. E io vi do appuntamento per continuare a parlare di questo binomio. A fra poco. Ed eccoci, cari telespettatori, dopo il nostro TG, queste notizie flash sempre sul wine e l'Axari, ci incanaliamo proprio sempre nel nostro mensile. Il mensile a cui abbiamo dedicato la copertina e l'articolo anche fatto da Carlo Attisano sul Franciacorta. E sul Franciacorta, adesso capirete, abbiamo proprio un'azienda autorevole a cui do il benvenuto, alla signora, la titolare insieme alla sua famiglia, Elisabetta Bontempi, dell'azienda Cantorie, quindi proprio sul Franciacorta. Buonasera Elisabetta e grazie per aver accettato il mio invito. Buonasera, grazie a voi di avermi invitato. Elisabetta, la introduco con una frase del grande giornalista e scrittore italiano Mario Soldati, che diceva: il vino, specialmente in Italia, è poesia della terra. E con Elisabetta proprio volevo, giusto prima di passare la parola al mio collega Otello Renzi, fare un piccolo excursus, anche per chi non lo conoscesse, sul Franciacorta. Franciacorta, cari telespettatori, è proprio una zona collinare, chiamata così, situata tra Brescia e l'estremità meridionale del lago di Sio in Lombardia. Ma mi è piaciuto perché è un territorio dove si producono, pensate, vini già dal 1500. Poi uno studio viene fatto dal catasto napoleonico del 1809, con proprio accatastati l'esistenza di quasi 1000 ettari di vigneti. E così questa storia, dove il nome è proprio Franciacorta 1277, e nel 1570 il medico bresciano Girolamo Conforti, nel suo Libellus de Vino Mordaci,
descrisse con gusto e perizia i vini con le bellicine di queste zone, definendoli mordaci, ovvero briosi e spumeggianti. Poi nasce nel 61 la prima bottiglia di Franciacorta della cantina Berlucchi. Elisabetta, come definisce il suo vino? Il mio vino è un vino familiare ed è un vino di collina, perché noi abbiamo 12 ettari, tutti di proprietà, vinificati solo al margine, cioè presenti solo al margine est della Franciacorta, quindi a territori di Gussago e Cellatica, e sono solo esclusivamente in collina. Magari si vede un po' da qua. Bellissimo, bellissimo. Quindi pochissime quantità, ma puntiamo molto sulla qualità. Lei sa che nel 2000 nasce la strada del Franciacorta con l'obiettivo di sviluppare proprio, poi nasce anche il festival. Cioè, io ne abbiamo parlato anche nell'articolo, il Franciacorta, quindi veramente un nome altisonante. Secondo lei l'importanza appunto data dalla storicità, ma oggi nel presente, cos'è, diciamo, ai nostri telespettatori il Franciacorta? Franciacorta è una zona che in pochi anni è scoppiata, nel senso che abbiamo storicità, ma in verità come conoscenza del marchio Franciacorta ha 20 anni, quindi confronto a tante aziende viticole ha una storia recente. Fortunatamente a livello consortile, anche come strada del Franciacorta, abbiamo lavorato molto bene e siamo riusciti in Italia a farci conoscere al meglio come qualità delle nostre bollicine, dei nostri spumanti, e anche dei vini anche a livello internazionale ci conoscono. Quindi bene, siamo riusciti a farci conoscere al meglio. A te, Otello. Sì, Elisabetta, ci hai fatto vedere questo bel panorama. Quelle sono praticamente dei terreni di origine morenica dal ritiro dei ghiacciai, parliamo di molti molti anni fa. E voi avete sicuramente nella vostra zona dei terreni che esprimono poi al vostro vino grande, ad esempio calcare, grande mineralità, avete addirittura dei terreni rocciosi, avete anche delle argille, quindi questo vi dà la possibilità anche di fare una lievitazione e soprattutto la permanenza in bottiglia magari per più mesi. Esatto, infatti soprattutto il margine est, dove abbiamo cominciato noi nel 1998, abbiamo trovato questi terreni molto rocciosi. La Franciacorta è un territorio come non è grandissimo, però ha una zonazione molto diversa da una zona all'altra. Soprattutto in questa zona dove siamo noi abbiamo trovato queste pietre, queste rocce calcaree che appunto, come ha detto lei, conferiscono questa bella freschezza, mineralità, acidità, finezza, sapidità. E questo fa sì che possiamo fare degli affinamenti maggiori, tant'è vero che se Franciacorta, il consorzio Franciacorta impone un affinamento minimo di 18 mesi sui lieviti, che già comunque un affinamento maggiore rispetto a tante zone viticole, noi facciamo affinamenti minimi sui propri lieviti di 30 mesi in su, grazie appunto a questi terreni che ci conferiscono ai nostri vini questa freschezza e acidità maggiore, grazie a questo calcare, queste rocce che sono all'interno dei nostri terreni. Sì, ho sentito soprattutto il vostro millesimato che ha questo colore molto importante, ma soprattutto ha questi profumi che vanno verso il tostato, verso la mandorla, ma non, quando poi si mette al palato questo non vuol dire che non è vino fresco, anzi si ha una freschezza e una cremosità in bocca molto interessante. Sì, sì, esatto, infatti anche se nel nostro riserva, che ad esempio fa un affinamento di 78 mesi sui propri lieviti, riusciamo a mantenere queste freschezze spiccate, che poi vira anche su, come dice lei, questa mandorla, questa cremosità, che non rende il vino comunque pesante, ma lo mantiene anche dopo tutti questi anni di affinamento comunque bevibile, che bevibile non vuol dire fresco, ma comunque
giusti affinamenti, giuste complessità con questa bevibilità che fa bere anche il secondo e il terzo bicchiere, che è quello che cerchiamo, no? nei nostri vini. Sì, io amo molto perché lo Chardonnay, ma amo anche la presenza del Pinot Nero, che gli dà struttura, che gli dà complessità. E ad esempio nel Sauternes, che abbiamo una magari no, meno di 5 atmosfere dentro, è un vino più per la massa di persone che piace totalmente, oppure c'è anche quello che va alla ricerca di un ottimo Sauternes? Come ci si regola? Guardi, il nostro Sauternes, ad esempio, non è un Sauternes facile. Il Sauternes è comunque un vino nato per avere, come diceva lei, più cremosità, più bevibilità. Noi comunque sul nostro Sauternes, pur essendo un 100% Chardonnay, non avendo l'apporto di Pinot Nero, fa un affinamento di 36 mesi sui propri lieviti, quindi ha un'evoluzione maggiore, non è così di pronta a beva, ma comunque è un Sauternes che ha un certo carattere. Io ricordo quando ci siamo visti qualche tempo fa, direi anni fa, queste vostre bottiglie di vino fermo che erano molto particolari, molto belle, e mi ricordo di questo rosso che è dedicato, mi sembra, al nonno, sì, Balenque si chiama? Sì, ecco, esatto. Che nel vostro territorio, perché magari tutti vi parlano di spumanti e di Franciacorta, ma voi fate anche dei rossi minerali importanti, insomma, con Cabernet. Me lo ricordo molto strutturato, anche con delle spigolature. Sì, sì, esatto. Allora, noi, pur essendo in Franciacorta, abbiamo una bella fetta della nostra produzione rivolta a questi vini fermi, anche perché storicamente qua 50 anni fa su queste colline alle mie spalle si faceva il rosso, la tradizione per noi era vino rosso, quindi abbiamo cercato appunto di mantenerlo. Tra l'altro i nostri vini, i primi vini prodotti non erano le bolle, ma erano appunto i vini rossi. Memoria appunto di mio nonno, che era un mezzadro, era un contadino, lui produceva questo vino e gli abbiamo dedicato appunto il nostro vino di punta, che si chiama Balenque, perché Balenque era il soprannome di mio nonno, no? Balenque in dialetto bresciano vuol dire che il balenga, che barcolla, perché da giovane aveva bevuto, quando era piccolino, direttamente dalle botti di legno, è sceso da queste botti che barcollava, che balengava, e quindi il suo soprannome è rimasto appunto Balenque. E quindi gli avevamo dedicato il nostro miglior vino, che è vendemmia tardiva, a fare delle belle maturazioni, e quindi arrivare a questi rossi importanti grazie al terreno, come dicevamo prima, a questo calcare, e a, appunto, le condizioni di esposizione, di ventilazione, che ci permette di fare appunto questi rossi importanti, tra cui il Balenque, che è un Cabernet Merlot, e fa poi un affinamento di 24 mesi in queste botti di rovere francese. Elisabetta, bellissimo questo ricordo anche del nonno, perché merita, credo, e ho visto la luce anche nei suoi occhi, veramente. E ultima cosa per chiudere, questo coro nero, che sono uve appassite di 10 anni in assemblaggio, che cosa volete esprimere? Perché è la prima volta che vedo e vorrei anche sentire questo vino. Allora, questo è il coro nero, è un po' una chicca, nel senso che è il mio bimbo, io lo chiamo, perché dovete sapere che io mi occupo appunto della produzione, sono il cantiniere, e dovete sapere anche che purtroppo mio padre è astemio e a lui gli piacciono i vini dolci, quindi 10 anni fa continuava a chiedermi: ma perché non mi produci un vino dolce? E non volevo fare un vino dolce banale, volevo fare un vino dolce particolare. E allora ho inventato, diciamo, il coro nero, che è un vino rosso, dolce, passito ovviamente. Certo. Sono 10 annate, cioè io ogni anno seleziono un'uva rossa, la vinifico, ma pochissimo quantitativo, circa un ettolitro all'anno. Poi, passati 10 anni, ho 10 vendemmie messe insieme e mi diverto a fare i miei tagli. Quindi ogni 10 anni creo il mio coro nero,
L'abbiamo fatto nel 2015, adesso usciremo nel 2025, solo per 1000 bottiglie ogni 10 anni, quindi è proprio una chicchina fatta in piccole quantità, così mio padre è contento che lui si beve il suo passito dolce. Lo abbiniamo a un buon cioccolato comunque. Come? Lo abbiniamo a un buon cioccolato? Sì, un buon cioccolato, tantissimo, anche perché ha una piccola percentuale di moscato di scanzo, di questa uva aromatica. Fantastico, fantastico. Quindi dà questa bella aromaticità spiccata. Allora io quando vengo porto il cioccolato. E il vino. E lei poi mette il vino. Così facciamo un bel abbinamento. Un bel abbinamento. Che dire, Otello, ringraziamo Elisabetta e la voglio ancora salutare con un'altra citazione. Anche lui è stato un giornalista inglese, pensi, è stato anche lui un poeta intenditore di vini e diceva che il vino è una delle più grandi conquiste dell'uomo, che ha trasformato un frutto perituro in qualcosa di permanente. Così, appunto parlo di Thomas John Arlott. Con questa immagine nel suo bellissimo paesaggio ameno la salutiamo, Elisabetta. Grazie mille a voi dell'opportunità e vi aspettiamo in cantina per degustare un buon Franciacorta e un buon vino rosso. Però si ubriaca Otello, quindi diventa nonno due la vendetta. Mai successo, io degusto, non bevo. Grazie. Grazie Elisabetta, un abbraccio e un saluto alla sua famiglia. Grazie ancora. Grazie, arrivederci. Grazie. Bene, cari telespettatori, Otello lo sequestro per l'ultima parte della nostra puntata, fra poco. Ed eccoci al momento conclusivo della puntata, momento quello sempre più delizioso, in compagnia sempre di Otello Renzi, che mi ha fatto compagnia anche nell'intervista di prima dell'azienda vinicola, e diamo il benvenuto telefonico e il nostro saluto allo chef dell'Arcade, Nikita Sergeev. Sergeev. Ok, grazie Otello. Buonasera Nikita. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito e per anche adesso illustrarci non solo la tua persona ma anche la tua cucina. Io ho pensato per te, come sempre faccio, ti introduco con una citazione del grande Churchill, questo politico, giornalista e anche militare britannico, che diceva: la Russia è un rebus avvolto in un mistero che sta dentro ad un enigma. Questo per omaggiare la tua terra. Anche se adesso no, penso che ti ritieni marchigiano tout court. Mi piace soltanto questa pillola, poi ti lascio nelle mani sapienti di Otello. Tu ti sei ubicato in una location dove mi è piaciuto, in un'intervista che hai detto, parlando di Aurelio Damiani, dice: non vivo un paragone assolutamente, ma un confronto di cucina, un confronto di territorio. Partendo dalla citazione e andando poi a incanalarci nella tua cucina, c'è sempre questo continuo confronto e perché? Sì, assolutamente, perché ormai sono anni infatti che vivo qui in Italia e che vivo a Porto San Giorgio, quindi dire che vivo sempre in una, come dire, infinita lotta con il territorio, no, mi piace collaborarci, mi piace confrontarmi, mi piace dimostrarmi e far vedere quello che so fare e far divertire i miei clienti. Questo è il mio obiettivo principale. Sono il cuoco di cucina italiana, diplomato, dove nel diploma che sta appeso per il ristorante sta scritto che sono il cuoco di cucina italiana, quindi le mie origini russe ci sono e ne sono fiero, ma nella mia cucina difficilmente si intravedono. Quindi questi anni vissuti in generale in Italia, in diversi posti d'Italia, certo, mi hanno portato a capire bene e forse anche a vedere la cucina italiana un po', sono un po' fortunato, riesco a vederla un po' da fuori, avendo due tradizioni in me, perché comunque essendo arrivato qui da piccolo riesco a sentirmela in qualche maniera anche mia, però c'ho anche un occhio critico, quindi per forza che mi debba piacere una parte croccante della lasagna, non è così, però
Cosa provi a stare nelle cosiddette Marche sporche, quelle del sud tra Fermo, Ascoli e Macerata, contrapposte, dove ci ubichiamo noi appunto, Pesaro, Urbino, il Conero, ad Ancona, no? Questo eterno gioco, no? Dove tu però alla fine, pur in questa location, fai una cucina, diciamolo, nobile. Ma Marche sporche, sì, cerchiamo di ripulirle. Sto scherzando, no, assolutamente. Cosa posso provare? Mi sento innanzitutto a casa, quindi non è che sono stato ubicato qui per obbligo o qualcosa, è stata una scelta benché pensata, l'ho fatta a casa, appunto, come dicevo, tanti anni fa, quindi non potevo pensare di aprire nessun altro posto se non vicino a casa mia. Mi sembra logico. Non faccio una cucina nobile, faccio una cucina riconoscibile dove l'ingrediente fa da padrone. Bene, ti lascio nelle mani e nel logos di Otello. Prego, Otello. Sì, grazie. Nikita, sappiamo benissimo che tu ormai sei italiano, marchigiano e sei un ambasciatore dei nostri prodotti, ma poi di grande qualità e di grande armonia. Sia sull'Arcade che il Banco 12 ho trovato veramente grande armonia sia nell'ambiente che nei piatti naturalmente e nel servizio. L'apertura sul mare, questo posto dove ti si vede sul mare e le persone sono praticamente quasi dentro l'acqua, come ti sembra e come reagiscono le persone adesso che ti conoscono in quel posto? Lo sanno che sei bravo comunque. Allora, noi da anni che stavamo cercando una possibile location per spostarci, quasi da subito quando abbiamo aperto l'Arcade nel 2013 abbiamo iniziato a cercare una location un pochino più ampia e larga, ma non solo in questione della sala e della comodità del cliente, ma soprattutto nella comodità dei nostri collaboratori. Siamo diversi qui a lavorare all'Arcade e per lavorare bene bisogna lavorare comodi. La vecchia location non ce lo permetteva. Questa location qui, nuova, attuale, non è detto che rimarrà sempre per sempre questa, però al momento è sicuramente un posto di cui abbiamo sognato. È un po' quando abbiamo iniziato i lavori, è come se fosse una lista sulla quale mettevamo delle spunte, che il sogno è avvenuto, no? È diventato realtà. Adesso abbiamo già iniziato a scrivere una nuova lista perché bisogna continuare sempre a sognare. Invece, quando abbiamo aperto all'inizio di giugno, abbiamo ritrovato tanto interesse dalla parte della clientela, abbiamo fatto una stagione magnifica e stiamo andando verso una stagione un po' più fresca, un po' più bassa di lavoro, e speriamo comunque di mantenere un alto interesse verso i nostri confronti. Sì, un grande successo. Io ho questa percezione delle persone, quindi è veramente interessante la tua cucina, come è interessante ad esempio la carta dei vini, che è vastissima, dove c'è un'indicazione dei vitigni, vitigno per vitigno, e c'è un'indicazione anche di parecchie etichette straniere. Non tralasciando gli champagne, chiaramente ho visto anche delle chicche di champagne che sono ad esempio Celos, Beaufort, e poi c'è anche l'attenzione sull'orange wine, che è comunque il vino di... Ma oggi parliamo praticamente di Franciacorta, quindi questo spumante che identifica ormai l'Italia, è un metodo classico con uve importanti di Chardonnay e nei millesimati, come questo qui davanti, che è Chardonnay Pinot Nero. Ecco, qual è un abbinamento che hai ad esempio su un Franciacorta di buona struttura, ecco? Innanzitutto, sì, Franciacorta è un vino che sicuramente ci permette in questo momento di divertirsi noi e di divertire i nostri clienti in una maniera bella, perché c'ha anche un bel potere d'acquisto, insomma, ed è un
vino che è molto versatile, no? Potremmo per esempio pensare, se parliamo di un Franciacorta di buona struttura, di magari con una prevalenza di Chardonnay, una piccola parte di vino bianco, potremmo azzardare andare anche su un Astice, per esempio, che adesso abbiamo in menù, che è una piccola come dire, una piccola reveranza verso Fulvio Pierangelini, no? Dove noi facciamo questo Astice confit con dei pomodorini, una crema di ceci, quindi un piatto di una potenza aromatica molto importante, molto rotondo in bocca, e quindi con l'aiuto dell'acidità del Franciacorta e comunque del corpo riesce a stare bene in equilibrio. Molto bene, io chiaramente ci vedremo presto, ti verrò a trovare ancora, perché è sempre un piacere stare veramente a essere coccolati dalle tue parti. Grazie Nikita, grazie tante. Grazie mille. Grazie chef. Grazie. Grazie, buon lavoro. Bene, cari telespettatori, siamo arrivati, Otello, alla nostra parte finale e come sempre io ti voglio lasciare, visto che abbiamo parlato con appunto una donna, abbiamo parlato di Franciacorta, abbiamo parlato di cultura, con una frase di Rita Levi-Montalcini, questa senatrice, neurologa, insignita, pensate, del premio Nobel per la medicina nell'86. La donna è stata bloccata per secoli, quando accesso alla cultura è come un'affamata. E il cibo è molto più utile a chi è affamato rispetto a chi è già saturo. Bene, andiamo a cibarci, Otello, e diamo appuntamento ai nostri telespettatori alla prossima puntata, sempre con Wine & Luxury. Grazie a tutti, grazie.